Il sindaco ha fatto un po' la sintesi di queste cinque giornate. Io mi limiterei a fare semplicemente, visto che non ci sono altri colleghi che lo faranno, che lo possono fare in questo momento, una sintesi delle attività che abbiamo svolto durante quest'anno scolastico, chiaramente attività relative all'ambito proprio della legalità. Il progetto di educazione alla legalità è uno dei progetti cardine del piano dell'offerta formativa della nostra scuola. Da alcuni anni è stato istituito il Premio Consiglio Comunale. Devo dire che una decina di anni fa c'era la Presidente Pinello, avevamo fatto un'esperienza di questo genere, però quell'esperienza è stata una parentesi, poi non ha avuto una continuazione, invece da 4 anni a questa parte invece sta avendo continuità questa esperienza, ma soprattutto questo Premio Consiglio è pienamente inserito a pieno titolo nel vero Consiglio Comunale. Per regolamento si capiscono almeno 2 volte l'anno e sono propositivi in questo senso. Comunque vi ricordo un po' le attività che sono state svolte, probabilmente dimenticherò qualcosa, però dico quelle attività più importanti che hanno svolto i ragazzi, sicuramente penso di ricordarle. Hanno partecipato a diversi concorsi di poesia e di pittura, dove si sono distinti e hanno ricevuto diversi premi. Una cosa lasciatemela dire, la dico sempre, sarò ripetitivo, purtroppo le istituzioni dall'alto ci hanno abbandonato da alcuni anni, non investono più nella scuola, abbiamo tagli, se siamo pochi a scuola noi non abbiamo il dono dell'ubiquità, dobbiamo stare in classe, dobbiamo essere qua, se i referenti certe volte non possono partecipare, se alle gite non possiamo partecipare più di un docente per classe è perché materialmente non abbiamo la Rosa Stabinello lo sa, abbiamo quelle risorse che avevamo fino a 4-5 anni fa, non c'è più il tempo prolungato, non c'è più il tempo pieno, non abbiamo quelle risorse, le copresenze di docenti a disposizione che ci permettevano di fare tutte queste attività. Io mi auguro che la nostra amministrazione comunale, che è stata sensibile a queste problematiche, continua a essere sempre più sensibile, perché la Regione ci ha abbandonato, i fondi regionali si sono esauriti, i fondi nazionali non ne parliamo, gli unici fondi a cui attingiamo sono i fondi europei, i fondi strutturali, ma anche quelli tra un anno non ci saranno più, quindi chiediamo sempre di più di investire nella scuola, investire nei giovani, investire negli alunni della nostra scuola che sono il futuro di Altavilla. Grazie. Professore Pinacco, adesso ha chiesto la parola la dottoressa Nasta, consulente del sindaco. Buongiorno a tutti. In realtà io, Maria Elena Nasta, insieme alla mia collega Angela Piolo, ho condotto una giornata insieme ai ragazzi del consiglio riguardo al tema della legalità. In realtà questo doveva essere proprio l'inizio, perché ovviamente una tematica così complessa è difficile da gestire in un'unica giornata, quindi ci siamo previsto l'obiettivo più che altro di capire qual era l'idea dei ragazzi della legalità, piuttosto che come scatola vuota da riempire, no? Ci interessava capire qual è il loro pensiero sulla legalità. E quindi abbiamo cercato di capire un po' il loro punto di vista. E in relazione anche alla vicinanza dell'anniversario della morte di Falcone, in realtà la tematica predominante in correlazione anche al fatto che si era da poco ricordato la morte di Falcone, i ragazzi in realtà hanno dato maggiore spazio alla tematica della mafia, perché spesso il tema di legalità o illegalità nella nostra cultura viene associato a questo, alla mafia. In realtà abbiamo cercato poi di ricondurre i ragazzi a capire che illegalità non significa solamente illegalità ad alti livelli, ma ciascuno di noi, ciascuno di loro può dare un contributo affinché la nostra società possa essere caratterizzata da legalità piuttosto che da illegalità, a partire dalle piccole
delle piccole cose del quotidiano. Ora, in che modo questo può collegarsi rispetto al tema della giornata? Perché loro parlavano prioritariamente di mafia. Oggi invece siamo qui a parlare di violazione dei diritti delle donne, dei bambini. In realtà il concetto che sta alla base di come sarebbe questa, una mancanza di rispetto dell'altro, no? Violare i diritti dei più deboli, nel caso appunto della giornata di oggi, che era dedicata proprio alle donne e ai bambini, anche in questo caso si tratta di mancanza di rispetto di coloro che in realtà non possono difendersi. Quindi ciò che accomunava il pensiero di quella giornata, come il pensiero di questa giornata, è proprio questo, la mancanza di rispetto degli deboli. Ok, allora io vi ringrazio per l'attenzione. Passo la parola nuovamente. Capire perché esiste e come se ne andrà avanti. Però dobbiamo sempre sperare, perché magari possiamo essere anche noi a sconfiggere la parola fine alla mafia. Perché il rispetto delle leggi, delle regole, del prossimo, il combattere l'identità, essendo leali con gli altri, è importante. L'illegalità deve essere denunciata, perché è un atto di forte coraggio, e dobbiamo contribuire per raggiungere il fine, uccidere la mafia.